Innanzitutto, do la buonasera a tutti quanti e naturalmente me ne dispiace per questo disagio che ho creato, però d'altronde ho preso qualche giorno di pausa per venire a casa dopo 2 mesi fatti full e quindi di rimettermi in macchina a venire a Salerno, anche se ci tenevo tantissimo a questa conferenza stampa. L'ho sentita veramente come un peso, quindi mi scuso con tutti quanti e li ringrazio per aver accettato questa ospitata da remoto. Alessandro Ferro, Lira TV. Direttore, buonasera. Partiamo da un riepilogo, ovviamente, un suo bilancio per quanto riguarda appunto il calciomercato. C'era la volontà ferma e netta della società di risanare i conti attraverso la riduzione del monte ingaggi, attraverso la cessione del giocatore, prendere altri giocatori ovviamente con costi più bassi. Ecco, io le volevo chiedere innanzitutto se ci saranno ulteriori novità in entrata, spingendo dalla lista degli svincolati eventualmente, e poi parlare delle cessioni, perché poi da qui poi è partito tutto il mercato, di conseguenza poi quello in entrata, ma partendo dalle cessioni sono andati via giocatori con costi molto importanti, pesanti per i bilanci della società, mi riferisco, non so, a Bonazzoli e anche a Fortunato. Grazie. Ah, sicuramente la mia prima conferenza stampa è stata molto chiara. Ho tracciato una linea, ho tracciato una linea nel dire che la società, la proprietà, in questo caso il presidente Iervolino, mi aveva chiesto di dover rientrare di almeno 30 milioni perché ne aveva persi abbastanza e quindi bisognava urgentemente cercare di rientrare perché sicuramente era stata un'annata disastrosa anche da un punto di vista economico, di bilancio, quindi mi ha chiesto rigorosamente di fare questo e successivamente di fare una squadra giovane, una squadra sostenibile, una squadra che potesse in qualche modo poi diciamo rendere comunque il club virtuoso, o quantomeno metterlo in sicurezza. E questo è quello che io mi sono promesso da fare dal primissimo giorno, cercando di essere chiaro con tutti e spiegare quello che era il progetto che la società mi aveva dato da portare a termine. Per quanto riguarda eventuali ingressi, quindi dal mercato degli svincolati. Onestamente, non credo che noi attingeremo qualche svincolato perché credo che la rosa sia già abbastanza ampia. Poi, se dovessimo avere qualche esigenza particolare, sicuramente saremo attenti, ma in linea di massima non entrerà più nessuno perché siamo contenti di ciò che abbiamo fatto, siamo contenti della squadra che si è allestita e quindi no, in realtà dovremmo dare ancora due calciatori, potrebbe essere uno Legoschi e potrebbe anche partire Valencia, facendo parte sempre di un discorso diciamo, di giocatori della passata stagione, che comunque dal primo giorno, al di là che poi abbiamo utilizzato e sono stati anche bravissimi nel fare professionalmente il loro compito, sicuramente da un punto di vista tecnico erano dei giocatori a cui gli era stato spiegato che bisognava che andassero a giocare. Quindi Franco Ermeto De Esposito, sì. Tricolore, Corriere dello Sport. Ciao direttore, ben ritrovato. Ciao. Volevo chiederti, credo che tu sia andato anche ben oltre quello che era l'asticella posta dalla proprietà, dall'ex presidente, insomma, da Danilo Iervolino per quanto riguarda sia i risparmi sia gli introiti da cessioni, sebbene spalmati su più anni. Volevo chiederti se questa squadra che inizialmente è stata costruita con i giovani perché quello era l'unico modo per cominciare a mettere giocatori in organico e che poi però ha preso anche giocatori di esperienza, collaudati, insomma, alla luce di questa rivoluzione, qual è l'obiettivo della Salernitana, se resta quello di una tranquilla salvezza, insomma, cioè di un campionato di consolidamento nella categoria. Innanzitutto, la Salernitana doveva riconquistare la propria dignità.
perché l'anno scorso purtroppo l'ha persa sul campo. Io credo che l'annata che è appena passata è stata brutta da digerire per tutta la gente che l'ha vissuta. È stato comunque un dramma sportivo, soprattutto per quello che si respira a Salerno. Quindi il mio obiettivo era quello di riportare gente motivata, gente che avesse voglia, gente che sudasse la maglia, gente che facesse squadra, che facesse gruppo. Io ho lavorato molto anche nello scegliere gli uomini prima che i calciatori. È stato questo il mio primo obiettivo. Certamente il mix era doveroso farlo, soprattutto partire con i giovani, perché con i giovani ti permette di abbassare i costi e di prenderti anche dei rischi, perché poi prendere i giovani significa prendere magari qualcuno che ha poche partite sulle spalle, magari qualcuno della Serie B non l'ha neanche vista, ma sono rischi che mi sono dovuto assumere proprio per entrare in quel format di sostenibilità. Altrimenti, se tu prendi tutti i giocatori di Serie B con ingaggi importanti, avrei risolto poco. Certamente poi sono arrivati anche dei giocatori di esperienza, come tu hai detto. Abbiamo cercato di riequilibrare un pochino l'intera rosa, l'intero organico. Sono arrivati dei giocatori bravi, con delle operazioni sicuramente anche molto, molto furbe, ma molto rischiose. Ne cito una per tutte: Soriano. Soriano è un giocatore che viene da un anno di inattività, che non è stato bene, e quindi lo abbiamo pagato poco per quello che è il valore del giocatore da un punto di vista di ingaggio, e speriamo che Soriano possa restituirci quella qualità, quel blasone che lo ha contraddistinto per tanti anni in Serie A. Purtroppo è stato anche sfortunato, perché nel momento in cui avevamo deciso di buttarlo dentro, nella partita con Sutilollo ha preso una trambata sul tibiale, misto al ginocchio, e quasi si è fratturata la tibia. Quindi c'è un versamento ematico, ha fatto sì che il ragazzo purtroppo si rifermasse un'altra volta, ma non per un problema vecchio, ma per un problema traumatico. E quindi questa è un'operazione, per dirne qualcun'altra, nello stesso. Lo stesso Torre Grosso, un giocatore con un ingaggio importantissimo che si portava dietro da Pisa, ha fatto una risoluzione contrattuale. Noi siamo stati bravi, svelti e soprattutto determinati nell'andare a inseguirlo, ad aspettarlo. E devo dire grazie anche al ragazzo, perché ha voluto fortemente la Salernitana. Questo la gente è giusto che lo sappia, perché nel momento in cui ha fatto la risoluzione c'erano altre 3-4 squadre che gli davano molto più soldi di noi. Il ragazzo ha scelto Salerno, quindi lo dico pubblicamente perché tanta gente, tanti tifosi queste cose non le sanno. Però quando un giocatore fa un gesto del genere, per me è giusto dirlo, e soprattutto valorizzarlo, perché ha dimostrato che voleva solo e esclusivamente la Salernitana. Filippo Notari, 8 Channel. Mi sente? Buon Sì, ti pomeriggio, sentiamo. direttore. Io Buon pomeriggio. volevo chiederle invece di maggiore, nelle ultime ore di mercato c'è stato un tentativo, è noto che il Venezia era molto vicino ad ingaggiare, cosa è successo e soprattutto se poi ha avuto modo di parlare con il ragazzo, perché adesso diciamo andrà anche un po' recuperato, credo, dal punto di vista mentale, perché continuerà a far parte di questo gruppo. Recuperato non credo, nel senso che io sono stato chiaro dal primo giorno con tutti quanti, cioè io sono stato molto esplicito. Io ho detto che tutti quelli della passata stagione, per quanto mi riguardava, erano tutti sul mercato. Non c'era un Tizio, un Caio, un Sempronio. Io volevo, come ho spiegato la prima volta, bonificare un po' tutto, e non era quel singolo giocatore che mi faceva cambiare idea. Perché io volevo onestamente fare il più possibile in uscita per riportare gente che avesse la testa sgombra, la testa non pesante, e non sentirsi le critiche piovute lo scorso anno. Quindi anche un giocatore forte come lo è Giulio Maggiore, se voi vedete, con lo Spezia ha vissuto una partita in cui non gli riusciva nulla, ma questo era figlio del campionato precedente. Poi con Giulio ne abbiamo parlato, abbiamo detto che se ci fosse stata la possibilità, lui mi aveva chiesto se era possibile andare via, come il 90% dei giocatori che erano alla Salernitana, e certamente voleva la A, non voleva la B. E sono riuscito, attraverso
il mio amico Pippo Antonelli, il direttore sportivo di Venezia, a imbastire un qualcosa, solo che loro avevano problemi in organico, dovevano fare uscire dei giocatori e fino alla fine ha aspettato che uscisse qualcuno. Quando si è arrivati a un tempo massimo, ha deciso comunque di farlo ugualmente, cercando poi di gestire i costi, vedere come poterlo imbucare. Noi eravamo pronti da almeno un paio d'ore, perché purtroppo loro hanno giocato anche la partita. E quindi dopo la partita si è rimossa la macchina della campagna trasferimenti. A quel punto, evidentemente qualcosa per loro lì non ha funzionato, e siamo arrivati che nella missione del contratto si è arrivati a tempo scaduto, ma questo non per colpa della Salernitana, ma evidentemente per un problema di trasmissione dati da parte del Venezia. Ma restare in gruppo, cioè Ah, certo che resterà il gruppo, certo che si rimetterà a disposizione, ma non cambia nulla per quello. Noi lo stimavamo prima, lo stimiamo ora, e non è che cambia nulla. Certamente io, al di là di questo, ho preso tanti altri giocatori in mezzo al campo proprio in virtù del fatto che volevo costruire una Salernitana nuova. E poi Giulio rimarrà, e sono altresì contento perché è un giocatore di qualità. Se ci potrà dare una mano, come me lo auguro, saremo ben lieti di avere le sue doti e le sue qualità a servizio della Salernitana. Non vedo alcun tipo di problema, onestamente, non devo recuperare nessuno. Pasquale Tallarino il mattino. Pasquale? Pasquale, ci Direttore, mi sei? sente? Sì, Sì, sì. ora sì. Eccoci, buonasera e ben trovato. Grazie. Vorrei che completasse un attimo il discorso con Maggiore, ma più che altro legato alla caratteristica tecnica, cioè se secondo lei questa Salernitana ha come caratteristiche un mediano, cioè un vero e proprio numero 4, un incontrista. Se io le chiedessi chi è a suo giudizio in questo momento l'incontrista e anche come chiedeva l'allenatore Martusciello, un alter ego ad Amatucci che a suo avviso non avrebbe potuto fare 40 partite, perché ovviamente il campionato è lungo, può capitare insomma che il ragazzo chieda di rifiatare. Quali sono le caratteristiche alternative ad Amatucci e chi è il vostro mediano, il giocatore che deve fare filtro alla difesa? Grazie. Ma in realtà, come le avete visto, cioè diciamo noi, cioè il mister ha una concezione anche abbastanza ampia per quello che è il ruolo del centrocampista. Il mister ama molto palleggiare, cercare di avere molto più possesso palla possibile. E quindi si è cercato anche di trovare dei giocatori che avessero un po' quasi la doppia funzione, cioè il classico medianone, ecco, per intenderci, alla Koulibaly. Per il mister, per noi, per la concezione di calcio non andava bene, perché comunque magari ti fa la fase di non possesso, ma nella fase di possesso magari ti lasciava qualcosa meno. Ecco, noi abbiamo cercato di trovare dei giocatori che avessero un po' l'uno, un po' l'altro. Faccio un esempio: Adelaide, che purtroppo ancora non si è visto, è un giocatore che può fare entrambe le fasi. Amatucci, per dire, non è un mediano, è un regista. Io penso che Krustic possa tranquillamente fare il vice Amatucci, perché è un giocatore che lo ha già fatto in passato, l'ha già fatto in carriera, può sviluppare più ruoli. E diciamo che i nostri centrocampisti sono tutti adottati ad fare sia un po' l'uno, un po' l'altro. Non c'è nello specifico quel tipo di giocatore, perché il nostro centrocampo richiede una certa metrica di palleggio. Grazie. Prego. Direttore, mi chiede il collega Esposito di chiarire qual è l'obiettivo della Salernitana in questo campionato. Nella precedente domanda aveva chiesto una Ah, precisazione. sì, diciamo, ero stato generico nel dire che il campionato della Salernitana deve essere un campionato dignitoso, come ho detto prima, recuperare innanzitutto la propria dignità. E soprattutto fare un campionato, ecco, da Garibaldini, da mina vagante del campionato. Non possiamo oggi aspettarci che la Salernitana, per tutto ciò che ha vissuto, possa essere menzionata come una pretendente alla promozione diretta o
che cosa. Io credo che questa Salernitana abbia le caratteristiche per fare un campionato di livello, dove non lo so, anch'io onestamente sono curioso, perché poi alla fine non abbiamo neanche fatto una preparazione tutti quanti insieme, quindi tu quando te li vivi dopo un mese e mezzo riesci a dire la squadra è veramente brava, la squadra è veramente forte. Io sono convinto che noi ci dobbiamo ricordare che questa squadra è partita con mille difficoltà, tanti giocatori che sono arrivati all'ultimo giorno, all'ultimo gongo di calciomercato. Sarà per tutti quanti noi un modo di vederla, di respirarla, di annusarla, di capire dove potrà arrivare. Oggi metterla nella griglia di partenza come una candidata alla promozione diretta credo che non sia né corretto né giusto, soprattutto per quello che si è vissuto, per quello che questa squadra ha patito in questo mese e mezzo. La città Sabato Romeo. Eccomi, buongiorno, buongiorno direttore. Le chiedo anche dell'ultimo giorno di mercato per quanto riguarda poi le trattative di Daniliuk e di Bradaric. Se per Daniliuk, al netto poi delle dichiarazioni del mister Martuscello che aveva chiesto soldi, bussato soldi in conferenza stampa prima del Sud Tirol, si è andati verso la necessità anche di assecondare quella che era stata la volontà del calciatore, visto che aveva comunque onorato i suoi impegni ed era sceso in campo con grande dedizione, essendo anche poi decisivo nella sfida con il Cittadella. E anche se fa chiarezza poi su quelle che sono le cifre sia dei diritti di riscatto di Bradaric e di Daniliuk in vista appunto di questa doppia operazione che è stata fatta col Verona nell'ultimo giorno di mercato. Grazie. Allora, per Bradaric diciamo che, come sì per Bedianini, qui ho cercato fino alla fine di portare denaro in cassa, perché erano arrivate solo delle proposte di prestiti, cioè nessuno aveva mai, si era osato spingersi oltre per cercare di comprare immediatamente il giocatore. Il Torino aveva fatto un ammiccamento, ma erano sempre un prestito con un diritto che poteva diventare d'obbligo, a 15-18 presenze, adesso non ricordo perfettamente quelli che erano i numeri finali, però c'era stato un interessamento. Lo stesso Verona dall'inizio non voleva spendere i 4, 3 milioni e mezzo, 4 che noi chiedevamo. E posso semplicemente dire che Daniluk si è comportato bene fino a un certo punto, perché poi nell'ultima settimana gli è venuto un po' di mal di pancia. E quindi, siccome ho parlato più con lui che con mia moglie negli ultimi 3 giorni, mi sono reso conto che dovevo anche in questo momento, diciamo, degli ultimi giorni di mercato, fare una scelta. Ne ho parlato col presidente, ho detto, i soldi per Daniliuk non li prendiamo. Se dobbiamo tenere un giocatore che non è contento di rimanere perché vuole la Serie A, io lo darei in prestito con un diritto di riscatto che si avvicini e che sia quel il prezzo che avevamo stabilito, almeno si mette in vetrina, va a giocare in Serie A. Io sono convinto che nel Verona lo riscatterà perché ha preso un buon giocatore, ma il mio principio non cambia. Con tutta la stima che nutro, perché sono stato il primo a proporre Daniluk in giro per cercare di far capire che era un ottimo giocatore, ma se un giocatore non ci rimane con voglia, io credo che si sia visto anche con la Sampdoria, che non era più quello visto nelle prime 2 partite precedenti, dove aveva fatto veramente bene, aveva fatto anche gol. E quindi il discorso Daniluk vale, è valso per tutti. Tutti lì dentro sapevano che chi non voleva rimanere è andato via, e che comunque c'era un'idea di tenere gente solo che volesse fare bene alla Salernitana. Salernitana News, Oreste Tretola. Ah, e Bradaric, comunque sul diritto di riscatto, anche per Bradaric, insomma, siamo intorno a 3 milioni e mezzo di riscatto da parte del Verona, 3 milioni e mezzo, però un pochino questa è la cifra, se non ricordo male, non, perché poi abbiamo fatto 20 operazioni in uscita, qualcosa poi sfugge. Oreste. Direttore, buon pomeriggio, mi sente? Sì. Parlo anche io, le chiedo del mercato e vado in particolare su Simi, che è stato uno dei calciatori, diciamo, evidentemente reduci della scorsa stagione. Anche lui, no, probabilmente sarebbe dovuto partire. Mi sembra di capire che non c'è più questa possibilità.
dettata da mancanza di offerte, chiedo, e le chiedo anche un giudizio sul ragazzo che comunque è stato abbastanza criticato a Salerno e che, diciamo, anche nelle scorse sessioni di mercato ha vissuto un po' questa situazione di dover partire, ma non è mai andato via. E quindi le chiedo anche un giudizio sul suo comportamento, al di là del gol segnato. Insomma, c'è stato anche quell'episodio con Callon che fa capire che anche lui, diciamo, mentalmente sembra essersi calato nella realtà. Grazie. Vada, per Simi spendo una parola in più, perché Simi dal primo giorno si è comportato benissimo, è stato professionalmente ineccepibile, non ha sbagliato nulla, il ragazzo si è impegnato al massimo. Io gli ho detto che anche per lui valeva lo stesso discorso fatto per altri, ma che sicuramente a me interessava soprattutto la professionalità nel momento in cui si stava con noi e si portava a indossare ancora quella maglietta. E il ragazzo ha detto: direttore, io ce la metterò tutta, farò il massimo. E con lui ho instaurato anche un buon rapporto. Quando se lo sentirete, ve lo dirà anche lui stesso. In ritiro ci siamo parlati tanto e diciamo che un ragazzo a posto, ci hanno avvicinato alcune cose che abbiamo in comune. Di vita, e quindi è un ragazzo che da un certo punto di vista mi sono quasi un po' coccolato e sono felice che abbia fatto questo inizio di stagione, abbia dato veramente il cuore, ha dato l'anima, un ragazzo straordinario. Pensa che il nostro cappellano, vivo e vegeto, lo può testimoniare nella prima gara contro il Cittadella. Gli dissi: io non so come, non so perché, ma sono convinto che Simi oggi farà gol. Perché è una cosa che sento, magari sarà un po' mistico, non lo so, però mi sento che fa gol. E quindi, per farvi capire quanto a questo ragazzo io ci abbia tenuto, proprio perché mi ha trasferito anche delle cose importanti, parlo come uomo più che come calciatore. Però anche lui sapeva che la finestra di mercato è stata sempre aperta, non ha avuto grandissime richieste, ha rifiutato solamente una squadra in Iran, voglio dire, ne ha ben donde, no? Passare dal calcio italiano, andare in Iran in questo momento abbastanza difficile per quel paese, non è che bisogna mettersi a dire perché non è andato o non è andato. Devo dire che il ragazzo è rimasto solo contento che sta con noi. Poi, se dovesse arrivare una richiesta last minute per quei campionati ancora aperti, io sono libero, aperto a valutare tutto, cioè non mi rimangio la parola perché oggi si è chiuso il campionato e lui è rimasto con noi. Se rimane con noi sono felice, se va via sono felice uguale per lui. Se mai dovesse andare via, magari poi guarderemo qualcosa per gli svincolati. Questo onestamente mi preoccupa poco, però credo che Simi, per caratteristiche, sia un giocatore che con noi ci può stare bene, comunque è l'alternativa degli altri attaccanti che ho preso, quindi a me sta bene così. Però ripeto, se dovesse uscire qualcosa, sono pronto a capire che cosa esce per il ragazzo. Roberto Guerriero, Gazzetta dello Sport, Telecolore. Buonasera, direttore, ciao. Ciao. Volevo chiederti questo. È stato, credo, un mercato dal punto di vista della tua gestione particolarmente difficile, impegnativo per tanti motivi, alcuni dei quali li hai evidenziati in questo racconto questa sera. Però vorrei partire da un momento preciso, quando c'è un altro allenatore che poi viene cambiato e c'era una trattativa societaria che sembrava ti desse la possibilità di ingaggiare determinati calciatori che di fatto avevi bloccato. Poi le strategie di mercato cambiano anche dal punto di vista tattico, perché allora si ipotizzava una difesa a tre con Martuscello, con l'attuale gestione tecnica si è passati ad una difesa a quattro. Quanto è stato difficile questo anche nell'individuazione di quelli che poi sono stati gli obiettivi, molti dei quali raggiunti? E poi volevo chiederti se le vicende societarie nelle trattative ti hanno condizionato, chiedo scusa per la lunghezza della domanda, nel senso che talvolta quando ci rapportavamo, mi rapportavo con agenti di calciatori, all'esterno usciva fuori un'immagine di una
Salernitana è stato confusionale, quindi molti giocatori erano titubanti ad accettare la Salernitana. Poi qualcosa è cambiato, se sì, ti chiedo naturalmente che cosa, e soprattutto nelle ultime ore di mercato sono arrivati giocatori di un livello diverso, di uno spessore diverso. Immaginiamo che ci siano state delle sollecitazioni tue da parte nei confronti della proprietà, e volevo chiederti se da parte della proprietà c'è stata una propensione diversa nell'ultimissima fase di mercato e se è cambiato qualcosa nella proprietà adesso in questi ultimi giorni, alla luce anche di quello che è l'avvio incoraggiante della squadra in questo campionato. Scusami e scusatemi per la lunghezza della domanda. Se mi perdo qualcosa di risposta, visto che Ci sono state proverò. tante le domande, riprendimi. Allora, nella chiarezza di tutto, come è mio solito fare, quando sono stato contattato dalla Salernitana, da Maurizio Milan e dal presidente, il presidente è stato chiarissimo. Ha detto: noi andiamo avanti, andremo avanti. Poi, se dovesse arrivare qualcosa, siccome sto trattando con un fondo, in quel momento c'era la Brera Holding. Devo essere sincero con lei, è possibile che poi ci possa essere un cambio di scenario perché diciamo, sono un po' deluso e insomma raccontavo un po' quelle che erano le sue delusioni per quello che aveva subito in virtù di aver dato tanta fiducia e di aver corrisposto zero che le avevano appunto creato dei danni economici e tecnici abbastanza importanti che naturalmente da questo momento se fosse rimasto lui, avrebbe fatto una politica sostenibile. E io ho incontrato tramite Zoom call diverse volte pseudo acquirenti e sicuramente c'era un programma non più ambizioso, un programma su cui al di là di quelli che erano al netto tutte i debiti, tutte diciamo, le cose che c'erano diciamo, sulla carta mettevano un budget per fare una compravendita di calciatori, così come si metteva un budget sull'lordo, su quello che io potevo fare. Quindi io inizialmente mi ero portato avanti, sono abbastanza rapido e veloce, avevo pensato una prima ipotesi A, ipotesi B. Con l'ipotesi B, che era del gruppo, sicuramente c'era un'idea diversa, in virtù anche di un investimento diverso, quindi volevano provare a fare qualcosa di immediato e non a lungo termine. E poi saltando la Brera Group, evidentemente io ho dovuto riavvolgere il nastro e alzarmi le maniche della camicia e correre per cercare di fare quello che era giusto fare, perché la volontà del presidente era quella di mettere in sicurezza il club, rendere un club sostenibile. Certamente a metà percorso tutta la gente si chiedeva, effettivamente è vero, molti calciatori quando li andavo a cercare non venivano o quantomeno cioè, ma che cosa sta succedendo? Io sono stato chiaro con tutti. Allora, la certezza è che la Salernitana, se c'è Iervolino, non fallisce. Questo almeno è un punto fermo, perché il presidente è stato chiarissimo con me. Io non mi posso minimamente permettere di far qualcosa che non vada bene, che non metta più un euro perché mi sono, tra virgolette, scocciato e né tantomeno posso dare la società in mano a gente che magari poi non è sostenibile. Devo cercare, evidentemente, se ci sarà l'occasione, se poi decido di venderla, che ci sia qualcuno solvibile. E quindi io, ai giocatori che poi che ho contattato, ho detto loro: è vero, c'è un po' di confusione in questo momento, c'è un po' di terremoto all'interno della struttura, ma state tranquilli che chi viene qua e chi firma il contratto non perderà un centesimo, perché il presidente, al di là di quello che accadrà, se venderà o non venderà, state tranquilli che il club sopravviverà, anche in virtù del fatto di come poi è stata gestita tutta la situazione, no? Quindi più passavano i giorni, più entravano soldi, uscivano calciatori con ingaggi importanti e appunto facevamo una strategia ben chiara. Non è stato semplice, però poi piano piano, credo che forse, anzi sicuramente ha pesato anche la mia immoralità, la mia professionalità. Quando io dico
state tranquilli che le cose andranno in un certo modo, se no sarei il primo io a dover uscire e andare via. Quindi mi sono sempre interfacciato con tutti quanti, sia agenti che calciatori, e ho detto: magari non ti posso dare quello che oggi tu mi stai chiedendo da un punto di vista economico, però ti posso dare questo e stai tranquillo che quello ti arriverà. Questa è stata un po' la chiave di riuscita per convincere anche alcuni giocatori nel venire da noi. È Nicola cambiato Roberto qualcosa si in rivolge il Montolivo? mattino. Roberto, scusami, però sei andato molto molto lungo e vorrei dare la No, possibilità a però non ha Stefano di risposto a intervenire. una domanda. Vale, Volevo ne hai fatte tre però, Roberto, scusami. quello Dobbiamo se è cambiato qualcosa in essere... Iervolino. Scusami, Roberto, Quello? dobbiamo andare Se è spazio anche cambiato agli altri. qualcosa in Iervolino. Roberto, No, perdonami, così. direttore, perdonatemi, dobbiamo dare spazio anche agli altri. Nicola Roberto, TV oggi il mattino. Grazie. Buonasera direttore. Buonasera. Volevo chiedere se ci può presentare, visto che l'abbiamo visto per pochi minuti nell'ultima partita, Vodarcik, e se ci può raccontare com'è nata l'idea di portare questo calciatore giovane, ma con già un curriculum importante alle spalle, anche a livello di vittorie, di campionati, sia in Polonia sia in Austria, a Salerno. Per che cosa l'ha portato a Salerno? Cioè per svolgere quale tipo di ruolo all'interno di un attacco in cui poi si è aggiunto anche Torregrossa, e se in questo attacco, uscendo magari Valencia, può ancora entrare João Pedro. Grazie. Ma il polacco è un giocatore che seguo da tempo, un ragazzo che mi è sempre piaciuto. Diciamo, il problema è che prima, inizialmente, come è iniziato il mercato, c'erano anche due squadre di Serie A che lo volevano. Il suo costo del cartellino non scendeva intorno, era intorno ai 2,5, a prenderlo immediatamente, subito, senza prestiti. Alcune società di Serie A ci hanno provato. Però non sono riuscito a trovare l'accordo. Quando un po' avevo perso le speranze, un intermediario mi ha chiamato e ha detto: guarda, che potrebbe esserci la possibilità di prendere un prestito oneroso, con un diritto di riscatto che magari possa essere legato un po' alle presenze, che poi possa diventare anche obbligo se il ragazzo ha fatto 8 presenze, magari la Salernitana proverà a fare qualcosa di straordinario. E quindi mi sono subito fiondato, perché reputo che sia un giocatore molto molto interessante, perché nonostante la sua altezza e la sua stazza è un giocatore molto veloce e tecnicamente molto valido. Quindi ho piena fiducia in questo ragazzo e sono convinto che possa ritagliarsi il proprio spazio. Per quanto riguarda l'altra domanda, ho detto prima, dobbiamo anche capire che cosa accadrà per gli attaccanti che ci rimangono dentro. Magari se dovesse uscire qualcuno, si può anche pensare di fare qualcosa per qualche svincolato. Quindi il discorso di Gio Pedro vale per altri, magari, attaccanti che ci sono. Però poi sarà valutata bene la cosa, perché io ho messo anche qualche attaccante in più, perché è possibile che magari poi si possa anche cambiare qualcosa. Magari a volte si può anche giocare con i due attaccanti dall'inizio della partita. Non è detto che il mister faccia totalmente l'integralista, e se c'è due attaccanti forti non pensa di poterli utilizzare entrambi. E quindi io penso che più siamo, meglio siamo. Più si alza la qualità, più c'è competizione, e quindi il livello si alza tanto. Quindi staremo a vedere. Fabio Setta, le cronache. Direttore, Sì. buonasera. Sugli svincolati, ho detto prima no, ora ha dato un'apertura. Volevo chiedere, direi che tutto, che voto si dà Petrachi in questo mercato? È soddisfatto di quanto ha fatto? Ha qualche rimpianto? Al di là dei paletti imposti, si poteva fare qualcosa in più, secondo lei? O va bene così? Io credo che innanzitutto non mi do un voto. Diciamo che gli attestati di stima che ho ricevuto da parte della gente mi hanno gratificato moltissimo, moltissimo, perché tanta tifosi, tanta gente, tantissimi tifosi che c'erano a Mantova
nell'ultima trasferta che mi hanno incrociato, ho sentito un profondo affetto e quindi questo mi ha reso orgoglioso come loro è solito cantare, noi siamo salernitani. Questo slogan mi piace moltissimo perché rende l'idea di come si sia legati alla propria terra, al proprio popolo, no? E quindi io sono contento degli attestati di stima che mi arrivano. Poi io ho cercato di dare il 100%, ho dato il massimo. Credo che il fatto che sia stato fermo un po' di tempo mi abbia dato anche un'energia, una forza di non abbattermi anche nei momenti difficili che ho avuto. Però tornassi indietro, sostanzialmente rifarei tutto ciò che ho fatto. Non ho grandi rimpianti, credo di aver allestito una buona squadra e soprattutto una squadra fatta di grandi uomini, perché, ripeto, è quello su cui combatto. Il giocatore lo può sbagliare, l'uomo no, perché se sbagli Radio l'uomo Sportiva, sei fregato. Pasquale Pollio. Grazie. Sì. Pasquale? Si sente la voce? Sì, Sì, prego. prego. Buonasera, direttore. Allora, non si è dato un voto, glielo do io come Radio Sportiva, le do 10, perché ha portato a termine un lavoro che ai più è sembrato una missione impossibile, quella di creare una nuova rosa partendo praticamente da zero e senza un budget a disposizione, perché questa poi è la realtà. E questo tipo di mercato che è riuscito a portare avanti no, sicuramente non riesce a sanare la frattura tra la proprietà e la tifoseria, che però ha assunto lei e Martuscello come leader indiscussi di questa squadra. Io le volevo chiedere, visto il più importante a livello di budget tra le entrate e le uscite, perché bisogna aspettare un'uscita per far poter entrare un giocatore che alzerebbe, come João Pedro, che alzerebbe il tasso tecnico di qualità e anche di esperienza in una rosa comunque fatta anche da tanti giovani? Ma spiegarlo così in due parole non è proprio semplice. Ci sono delle dinamiche dietro che sono diverse da quelle che si possono pensare, no? È evidente che se tu hai 30 giocatori e comunque se ti rimangono devi pagarli, c'hai un monte ingaggi di spesa abbastanza alto. Quel monte ingaggi di spesa, finché non veniva ridotto, non veniva abbassato, non ci si poteva mettere dentro del nuovo. La filosofia era quella, e quella che doveva essere. Cioè, bisogna stare a delle decisioni che vengono date. Io sono un dipendente, mi è stato detto di portare a termine un certo tipo di discorso e ho cercato di farlo nel miglior modo possibile. Perché le faccio un esempio: se io avessi preso, non lo so, altri giocatori, cioè, oggi non avessi venduto i 20 giocatori che ho fatto, magari oggi avremmo una rosa di 45 giocatori. Questo è stato magari evidentemente anche un po' il terrore, no? Perché comunque per uno che ci mette i soldi, pensare di tenere in una rosa, ci sono delle rose in Serie B anche con tanti giocatori, con molti ingaggi assolutamente sproporzionato. È stata una linea da seguire, e bisogna poi c'è sempre un capo che decide, e quindi bisogna attenersi a quelle che sono le regole e le impostazioni che il capo ti dà. Poi uno cerca di fare il meglio possibile, cerca di inventarsi l'inventabile, e quindi bisogna fare di necessità virtù. Daniele Grazie. Gaudieri, Salerno Notizie. Direttore, mi sente? Sì. Salve, buon pomeriggio. Complimenti per il calciomercato. Tra l'altro lei è amatissimo tra i tifosi. A breve ci sarà anche la processione di San Matteo il 21 di settembre. Quindi lei è quasi in questo momento paragonato a San Matteo per quello che ha fatto e che sta facendo. Volevo chiedervi se lei ha sentito nel corso del calciomercato il proprietario o al termine del calciomercato. Se sì, che sensazione ha avuto? E poi prima lei ha parlato del cappellano che lei aveva previsto un gol con il Di Simi, con il Cittadella.
visto che parliamo anche di obiettivi dopo il calciomercato, ci può dire almeno che sensazione ha, visto che ancora non lo ha detto a Don Roberto, ce lo può anticipare a noi? Ah sì, naturalmente con il presidente ci siamo sentiti nell'ultimo periodo anche molto più frequentemente. Ma onestamente mi ha fatto piacere che soprattutto nell'ultimo periodo il presidente ha iniziato a fidarsi, ha iniziato a lasciarmi fare, perché all'inizio purtroppo c'è stata anche qualche frizione, ma dettata anche da quelle che sono state le esperienze precedenti, quindi era un po' scottato. Nell'ultimo periodo, onestamente, mi ha lasciato fare, almeno nella scelta anche, ecco, per esempio faccio l'esempio di Danilo, poi magari in un'altra occasione, magari non si vende, lo teniamo. E ho detto, Presidente, è un giocatore scontento, io non lo tengo. Faccia lei. Ecco, questa cosa mi ha gratificato moltissimo perché evidentemente ha compreso totalmente quello che era l'interesse comune, quello comunque di portare e di avere giocatori motivati in squadra e fidarsi poi di quelle che sono anche delle sensazioni per chi la costruisce, per chi ci sta dentro tutti i santi giorni e che vive evidentemente poi dei mal di pancia di alcuni, della voglia di andare di altri. Sì, abbiamo avuto anche soprattutto all'inizio, non degli scontri, ma delle visioni diverse. Però poi piano piano, piano piano, piano piano, anche tanta tanta pazienza, perché poi alla fine, ripeto, forse essere stato fermo 2 anni mi ha permesso di avere questa lucidità, questa forza interiore per confrontarmi anche in maniera forte, importante col presidente. Alla fine credo che lui sia soddisfatto, credo che sia contento dopo la mezzanotte dell'ultimo giorno, che non è saltato un maggiore, non ci siamo poi più sentiti, ma sicuramente accadrà in questi giorni perché poi ci dovevamo sentire, dovevamo fare un po' il sunto della situazione, però credo che adesso, almeno questa è la mia sensazione, il presidente abbia iniziato a fidarsi del sottoscritto, quindi questo già per me è un successo. La Vedo anche Alfredo Boccia della città. Prego, Alfredo. sensazione invece Daniele, del perdonami. Daniele, era perdonami. Hai ok. avuto la possibilità di fare le tue domande, però E se io fate 2 o 3 domande in una e il direttore non riesce a ricordarle, io devo dare spazio a tutti gli altri. Alfredo Boccia, grazie. Direttore, buonasera, piacere di conoscerla. Le faccio 2 domande brevemente. Perché ha scelto Martuscello a proposito del presidente? Da quando lo ha sentito ed incontrato per la prima volta, lo sente meno scocciato verso la piazza e soprattutto lei farà qualcosa per riportarlo allo stadio quando gioca la Salernitana? Grazie. Io dal primo giorno che sto lavorando per portarmi dentro un presidente solvibile, nel senso poi non è facile nel mondo del calcio trovare fisicamente, parlo, sapere con chi hai a che fare, no? Perché molti sono fondi, molti proprietari non li conosci neanche, gestiscono squadre, ma non c'è proprio quel contatto diretto. Lui è un imprenditore comunque lungimirante, ha fatto delle cose importantissime e naturalmente averlo al timone della squadra con l'entusiasmo che ha avuto in questi anni sarebbe manna dal cielo per quanto mi riguarda, ma soprattutto per una visione anche a lungo raggio, no, di quello che si può fare alla Salernitana. Io, diciamo, nell'ultimo periodo l'ho sentito meglio il presidente, l'ho sentito più motivato, l'ho sentito sicuramente contento soprattutto di vedere la Salernitana giocare e di farlo con lo spirito che insomma hanno visto un po' tutti i tifosi. Per quanto riguarda la prima domanda, la scelta, io inizialmente avevo pensato a Sottil perché essendo che negli ultimi anni la Salernitana aveva giocato sempre con la difesa a 3,
volevo proporre un allenatore che comunque non scombussolasse un po' tutto l'assetto tattico. Poi ho fatto dei ragionamenti, ho detto, ma se io devo e voglio fare questa ormai bonifica come l'abbiamo chiamata dal primo giorno, devo cambiare assetto tattico, perché poi tanti giocatori che giocano in quel modo, se continuano a fare lo stesso modulo, hanno la scusante per fermarsi e per dire io qua ci posso giocare, ci posso stare, cambiando totalmente scenario. E poi c'è anche la possibilità di dire dove ti metto, dove giochi, quindi è giusto che tu vada. Ecco, forse è stata più una scelta strategica. Sicuramente Martuscello era una persona con cui io mi ero sentito, non adesso, anche negli anni passati, una persona che stimavo, che stimo, e che sentivo che aveva in serbo la voglia di mettersi in proprio e correre con le proprie gambe. E gli ho dato questa chance. Sto cercando di dargli la mano per quello che è il mio, no, il mio modo di fare direttore sportivo, anche di aiutarlo, perché è un percorso nuovo anche per lui. Sto cercando di mettere a frutto la mia esperienza, dei tanti allenatori che ho avuto e con i quali mi sono confrontato. Diciamo, tra noi c'è un ottimo rapporto, e quindi io spero che questo matrimonio possa durare a lungo, perché significa che poi continuiamo ad avere una visione identica, abbiamo una visione su come poi far giocare la squadra in un certo tipo di modo, soprattutto la voglia di avere sempre il dominio della partita. Ecco, questo è un po' in sintesi quello che è il percorso che sto cercando di fare con Martuscello e mi auguro di portare avanti per tutto il campionato. Vi chiedo massima sintesi, siamo quasi in chiusura. Calenda Salerno-Granata. Direttore, buonasera, mi sente? Sì. Allora, buonasera, direttore. Io le volevo chiedere, innanzitutto se ha qualche calciatore che voleva prendere e magari poi non ha preso per motivi, non dico il nome, ma quantomeno ci teneva, ma gli è sfuggito all'ultimo momento. E poi, giusto una cosa veloce. Queste cessioni, che, soprattutto quelle di Danilo al Verona, potranno dare la stura poi magari alla fine di poter riscattare Callon e Braff dal Verona, magari con una buona contropartita, se i calciatori, e se lo stesso Danilo ci farà bene a Verona, e faranno bene anche i nostri calciatori Braff e Callon. Grazie. Beh, sicuramente è un tema che sarà affrontato, e la tua osservazione è stata giusta, è stata corretta. Io ho preso questi due ragazzi, ma perché comunque poi andare a trattare i prestiti, i diritti di riscatto, non c'è tempo, non c'è possibilità, devi poi sistemare i contratti futuri. Nella tempistica noi siamo dovuti essere molto veloci, però io, per esempio, con il direttore sportivo Consigliano siamo molto amici, abbiamo giocato insieme nel Perugia, nel Torino, c'è un'amicizia che ci lega, quindi qualora si dovesse poi sviluppare qualche affare in futuro, credo che non ci sarà grandissimo problema. Poi è evidente, poi magari gli scenari possono anche cambiare, mutare, però con il Verona proprio c'è un rapporto abbastanza consolidato, abbastanza forte. Vedremo come andrà il campionato e cosa faranno. Sicuramente, io penso che sia dall'una che dall'altra parte, c'era la volontà di poter prendere dei giocatori utili a loro, utili a noi. Quindi speriamo che poi a giugno si possa fare qualcosa di concreto. Sport Italia, Francesco Di Pasquale. Buonasera direttore, le volevo chiedere se c'è stato qualche impedimento economico di proprietà per qualche giocatore, magari in area scouting, visto che lei è un fautore e le piace molto, insomma, l'esperienza parla, scoprire e scandagliare campionati, aree in cui magari il calcio può offrire qualcosa anche e soprattutto a livello di talenti. Grazie. Innanzitutto la proprietà mi ha messo a disposizione due uomini miei di fiducia che naturalmente continuano a lavorare e a scandagliare un pochino quello che è un po' un circuito europeo e non solo.
Certamente la Serie B non ti permette grandi risorse, non ti dipende grandi possibilità. Quindi il mio auspicio, il mio augurio è che magari più avanti, più in là, magari, che ne so, magari il prossimo anno si possa allargare il numero delle risorse umane nell'area scouting per cercare di non farsi cogliere impreparati. Però posso dire che io sono già molto, molto contento di avere due persone al mio servizio che lavorano H24 e siamo stati operativi al 100%. Abbiamo fatto un ottimo lavoro. Ecco, da questo punto di vista sono molto orgoglioso di loro perché mi sono stati veramente di supporto. Consideri, faccio un esempio, che durante il giorno ti arrivano, al di là della tua lista dei tuoi nomi che si hanno nel tuo database, ti arrivano almeno, non esagero, 50-55 profili di giocatori che ti propongono. Quindi se tu non stai nel pezzo, non vai a rivederli se li conosci, non vai a guardarli se sono dei perfetti sconosciuti e non hai la velocità di risposte immediate, ti può scappare anche il colpo, l'affare. Quindi siamo stati veramente sul pezzo e sono orgoglioso di come abbiano lavorato per me. Adriano Mongiello, Quotidiano del Sud. Adriano, ci sei? Ci sei Adriano, devi attivare l'audio. Ecco, sì, è tutto a posto. Buonasera, direttore. Le chiedo Buonasera. molto semplicemente, nell'ambito del suo lavoro, lei aveva un input da parte del Non la sentiamo più. Ecco. Però e non ti quello sentiamo più, soprattutto di far Adriano. entrare il Ecco. denaro, garantire dagli ingaggi. Però doveva anche costituire. Non mi senti Adesso adesso? sì, Pronto? adesso Mi sì. senti? Ah, allora, volevo chiederle, in termini di percentuale, nella sua strategia, come mette a scalare le. Le? No, purtroppo la connessione di Adriano Decisamente, non va la bene. Ti necessità di quella chiediamo di squadra, i rientrare, giovani, gli magari ingaggi. uscire e di rientrare. Grazie. Passiamo alla prossima, Raffaella Sergio, tutto Salernitana. Direttore, buonasera. Mi Sera. sente? Sì. Le volevo chiedere che attualmente i difensori centrali di ruolo sono quattro, di cui uno, Ruggeri, non ha esperienze tra i grandi. Ritiene che la Salernitana sia coperta in questo ruolo dal punto di vista qualitativo e quantitativo per affrontare ovviamente a buoni livelli la Serie B? In particolare, cosa ci dice di Ruggeri, visto che lui si è messo in luce nella primavera della Lazio, ma non ha esperienze del grande pubblico? Ma no, innanzitutto bisogna avere anche il coraggio di portare avanti determinati tipi di scelte. Se le fai, sei anche obbligato a farle. Nel senso, cioè, se io non porto dei giovani, come faccio ad abbattere il monte ingaggi? Se io vado a prendere un altro giocatore che mi costa 5, 6, 700 mila euro, è evidente che poi non sto in quello che è il range che io ho di base come spesa lorda sugli ingaggi, no? Quindi devo per forza bilanciare. Se io mi prendo Ferrari, sono obbligato a prendermi Ruggeri, perché comunque Ruggeri, al di là che non ha esperienze, è un giocatore che deve avere il coraggio di, dovesse capitare l'occasione, di buttarlo dentro. Voglio dire, il coraggio devi averlo. Faccio esempio, non so, ieri è successo ieri o l'altro ieri, quando è stato, la Roma ha buttato dentro Pisilli, che è un giocatore che io, a me piaceva molto, non aveva esperienze. Eppure De Rossi l'ha buttato dentro dal primo minuto. Lo stesso la Juventus con Thiago Motta, non è che, voglio dire, hanno buttato dentro dei giocatori con poche esperienze. Quindi, voglio dire, bisogna anche dare fiducia a delle cose che si scelgono. Certamente quella di Ruggeri è stata un'opportunità, visto anche la cessione di Dia, poi ci siamo scelto lui. Era un giocatore che aveva anche lavorato già con la linea 4 quando il mister Matosher Lario, si conosceva, sicuramente non ha l'esperienza, però il coraggio di buttarli dentro lo devi avere. Non puoi pensare poi di prendere un quinto o un sesto per sentirti tutelato, come si suol dire, perché sennò non riesci a fare squadra. Quindi Carla ritiene che Polverino, coperta. 8 Channel, Carla Polverino, 8 Channel, grazie.
Eccomi, scusate. Sì. Non la sentiamo però, eh. Carla? Mi sente? Sì, Adesso sì. Sente, ma non sentiamo. mi vede però. Non so Sì, perché. va bene solo l'audio, dobbiamo andare Ok, di dai, va corsa. bene anche così. Allora, direttore, quello che le volevo chiedere è intanto se si aspettava questo avvio così della squadra che sta piacendo a tutti, soprattutto per il coraggio e la dedizione che sta mettendo in campo. E poi quello che volevo sapere è il futuro della Salernitana come lo immagina a livello societario, ma anche a livello di gruppo. Bah, allora, le aspettative c'erano da un punto di vista soprattutto motivazionale. Sapevo che la squadra avrebbe dato il 110% perché le impressioni che tu vivi tutti i giorni sono quelle che si sta creando un bel gruppo. Devo fare anche i complimenti a qualche vecchietto che ci è rimasto, penso a Gigi Sepe, penso a Fiorillo. Sono dei ragazzi che stanno aiutando tutti questi giovani che stanno arrivando anche a dargli un senso di appartenenza. Quindi so, sapevo e so per certo che questa squadra sicuramente da un punto di vista mentale darà sempre il 100%. Poi può arrivare la sconfitta, può arrivare la vittoria, ma io sono convinto che questi ragazzi ci metteranno sempre l'anima. Ecco, su questo non ho dubbi, anche perché poi se dovessi vedere qualcosa che non mi piace, sono il primo a intervenire ed evidentemente a porre rimedio. E come guardo il futuro della Salernitana? Io sono ottimista, lo sono per natura, guardo sempre il bicchiere mezzo pieno. Io mi auguro che la Salernitana, come ho detto quest'estate, a partire dall'anno zero si possa arrivare a portare dei numeri importanti, dei numeri diversi che possa far riaccendere quell'entusiasmo che questa piazza poi riesce poi a sostenerti, a darti. Io sono ottimista e voglio esserlo fino in fondo, anche perché per quanto mi riguarda anch'io mi sto giocando tanto e spero veramente che questo campionato possa essere un campionato che ci possa dare delle grandi soddisfazioni. Grazie. Masucci, poi proviamo a recuperare Mongiello e chiudiamo. Direttore, buonasera, mi sente? Sì. Mi riallaccio al discorso Gio Petro, quanto è stato vicino, se è stato vicino e cosa ha frenato il suo arrivo? Guarda, Giapedro è stato un giocatore che io ho contattato, un giocatore che a me piaceva, onestamente. Però c'erano dei costi, sicuramente dei costi importanti di primo impatto. E noi abbiamo anche dato un budget a quello che era la nostra spesa massima, abbiamo anche fatto delle valutazioni. Sicuramente si prendeva un giocatore da un profilo alto, altissimo, se vogliamo, per quelle che sono diciamo, una nostra linea che diciamo che è stata presa, quella di arrivare a un tot di ingaggi, non alzare quell'asticella e tenerli sotto quel range. Lui saliva di un po' quel range. E questo ha frenato la trattativa. Poi si è andato avanti, si è cercato di fare delle altre situazioni e a volte si incastrano delle cose, a volte non si incastrano. Resta il fatto che di Gio Pedro nutro grande stima, è un giocatore che mi è sempre piaciuto, è un giocatore di personalità e quindi gli faccio comunque i complimenti, al di là che poi non si è arrivato alla Salernitana. Adriano Mongiello, rapidissimo, grazie. Attiva però l'audio perché non ti sentiamo. Adesso dovrebbe andare tutto ok. Prego. Finalmente, direttore, sarà l'ultima, cercherò di essere molto sintetico. Allora, le volevo chiedere questo. Nell'ordine, se lei mi sa dire, sicuramente sì, che cosa ha determinato la sua strategia o il suo comportamento in sede di calciomercato? Le volontà del presidente? La necessità di mandare via i vecchi, di prendere i giovani e di creare una squadra competitiva. Quali sono state le percentuali? E poi, molto rapidamente, mi aspettavo qualche collaborazione col Torino, visto che lei ha lavorato molto col presidente Cairo, e sugli stranieri,
visto che Amatucci è stata veramente una scommessa già vinta, le chiedo sugli stranieri qual è quello su cui punta e su cui ripone maggiore fiducia. Grazie e chiedo scusa per la lungaggine. La strategia è multipla, non posso dire adesso se è stato quello o è stato quell'altro. Sono state tante cose che hanno poi determinato l'andamento. Sicuramente la strategia comune era quella che ho detto il primo giorno della mia conferenza stampa, quindi risanare il bilancio e rendere la società una società che comunque si mette a posto da un punto di vista finanziario, no? E quindi è l'idea anche di mandare via un po' tutti quelli della passata stagione. Poi lì si è innescato il meccanismo di portare facce nuove, ragazzi giovani, vogliosi, volenterosi, gente che voleva affermarsi, gente affamata. E quindi anche perché poi diciamo le cose poi arrivano, no? Poi c'è cioè, la strategia. Piano piano, magari ci metti un po' di tempo, però poi piano piano esce fuori, no? E quella, la strategia è stata questa qua di portare gente comunque affamata. Per quanto riguarda gli stranieri, ho in tutti una fiducia, importante, altrimenti non l'avrei presi, soprattutto poi quelli con cui ci ho messo anche dei denari, no? Penso a Tonghià, penso allo stesso, Veltwist. Per me contro la Sampdoria ha fatto una delle più belle partite. È un ragazzo che molti lo stanno bacchettando, ma io voglio ricordare a tutti, ma questo non perché voglio fare il fenomeno di turno, ma per raccontare la storia su alcune situazioni. Bremer, che oggi è uno dei difensori più bravi che c'è in Europa, nei primi 6 mesi non ha visto il campo, non ha mai giocato, ha fatto solo apprendistato. Questo ragazzo l'abbiamo fatto giocare 5 partite da 90 minuti in un paese dove c'erano 45 gradi all'ombra, che sostanzialmente non conosce la lingua, non conosce la metrica di lavoro dell'allenatore, catapultato in un mondo nuovo. Cioè, non è che sia la bacchetta magica. Cioè, i giocatori vanno aspettati, vanno aiutati, vanno sostenuti. Lo stesso Njoi, ragazzino preso dalla Serie C francese. Il ragazzo sta dando l'anima, sta dando il 100%. Ma sono giocatori che vanno anche un po' aspettati. Ambientamento, E ambientamento. la realtà è che noi non abbiamo potuto prendere dei giocatori, metterli dietro e farli crescere ed aspettarli. Li abbiamo subito buttati nel muschione perché non avevamo altri e quelli che c'erano erano quelli che non volevamo. Quindi sta tutto lì il succo del discorso. Bisogna avere pazienza, bisogna aspettare. Poi ci sono anche tanti giocatori che ancora non sono usciti fuori. Penso all'operazione con la Cremonese con Bonazzoli. C'è qualcuno che si è permesso di dire: io avrei aspettato Bonazzoli su cosa? Aspettare come l'anno precedente, arrivare fino in fondo e poi dare 800.000 euro di incentivo all'esodo al Verona per farti giocare Bonazzoli? Io l'ho dato via e ho preso pure 500.000 euro. C'è qualcuno che si è permesso di dire, di insinuare che dovevo aspettare Bonazzoli che arrivava qualche richiesta. Cioè, ecco, faccio questo appunto perché poi alcune cose poi, fortunatamente io non sono social, non guardo, però alcune cose ti vengono dette, ti vengono riferite delle cose che sono delle obrietà, quindi onestamente poi si fa anche fatica a star dietro a tutto. Quindi abbiamo preso Ghiglione che è un signor giocatore, io addirittura lo volevo prendere quando era nel Toro. Per me è un giocatore forte. C'è qualcuno che dice che è più un quinto che un quarto. Per me, se gioca da quarto, è più forte che da quinto. Poi ognuno è il calcio opinabile, ha la propria visione. E c'è Adelaide. Adelaide dice: ha preso un giocatore rotto. Voglio dire, ma dove sta la verità? Qualcuno dice: ha preso tutti i giocatori che non stanno in piedi. Perché Morata ha vinto quello che ha vinto, la prima partita con il Milan si è fatto male, che si dice Morata non ha mai giocato o viene da un anno di inattività. Il calcio succede, accade. E poi noi avevamo anche la necessità di buttare subito nella mischia i giocatori perché non ce l'avevamo, non avevamo il tempo di aspettarli e quindi si corrono dei rischi, ma sono dei rischi che noi sappiamo di dover correre per necessità. Cioè, se non si capisce questo, non si comprende questo.
poi si fa fatica perché a volte si è tendenziosi, no? A volte qualcuno vuole anche speculare su alcune situazioni, ma cioè, qua stiamo veramente parlando di una situazione abbastanza difficile che si è avuto dall'inizio. Quindi io faccio a tutti i ragazzi i complimenti per quello che ci stanno dando, per chi si è messo, cioè Teio, faccio un esempio. Teio mi è arrivato alle 3 di notte, un giocatore messo fuori dal contesto rosa. Ho dato via Gimenez, ho preso Teio, che è un giocatore che secondo me in B, se sta bene fisicamente, è un giocatore che può fare la differenza. Noi il giorno dopo contro Cittadella abbiamo messo in campo per 45 minuti. Si poteva anche strappare, ma eravamo corti, non avevamo giocatori. L'abbiamo fatto, ci siamo assunti dei rischi con il mister, con lo staff medico, con i preparatori. E questa è la storia della Salernitana. Ecco perché dico, oggi molti che vogliono andare a sindacare, cioè noi qua abbiamo fatto veramente dei salti mortali per partire e grazie a Dio abbiamo fatto questi 6 punti, anzi, in realtà potevano essere anche di più. E qui apro e chiudo una parentesi. Perché quello che è successo con gli arbitraggi nelle ultime 2 partite è stato, per quanto mi riguarda, è stata una cosa che non si può sentire. Il rigore di Torre Grossa è talmente grosso come una casa che quelli del VAR dovrebbero essere sospesi. È il minimo che si possa fare, essere sospesi, perché uno non può non vedere un rigore così palese. Non ci fosse la tecnologia, uno dell'arbitro non l'ha vista oppure ha pensato che ci sia stata una piccola, questo gli ha tenuto la maglia, non aveva ragione che Torre Grossa andasse giù, l'aveva saltato l'uomo, quello è un rigore palese. A Sutirol batte il fallo laterale dopo che era scaduto il tempo massimo di 4 secondi. Ma scusate, cioè, voglio dire, queste sono cose che hanno penalizzato. Io non sono uno che fa polemiche, però c'è da dire che poi alla fine noi siamo stati penalizzati per 2 errori clamorosi. Poi, per l'amor del cielo, contro la Sampdoria, meno male, il VAR ha rivisto quel fallo di Bron, pseudo fallo, e non ci ha dato rigore contro, perché se no sarebbe stata veramente come sparare sulla Croce Rossa. Quindi io mi auguro soprattutto che poi chi sbaglia paghi, perché per me è inammissibile che uno che sbaglia il VAR e non chiami l'arbitro a dire quello è calcio di rigore, quantomeno fatelo vedere. Non venga sospeso, almeno per qualche settimana, così se lo rivede. Tutto qui. Grazie, grazie al direttore sportivo Gianluca Petrachi, grazie a tutti i colleghi che sono intervenuti. Io mi scuso profondamente con i colleghi ai quali non sono riuscito a dare la parola e con chi voleva fare anche un'altra domanda, ma siamo arrivati praticamente a 70 minuti di conferenza, passatemi la battuta, non abbiamo l'allenamento, non siamo preparati e quindi non riusciamo ad arrivare a 90. Grazie per la disponibilità a tutti e proveremo a rifarci prossimamente. Buona serata. Arrivederci.